E ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Stefania, qui su YouTube Love at First Smell. Allora, sono tornata dopo un bellissimo viaggio negli Emirati Arabi. Ho provato l'acqua qualunque, ho comperato un po' di cose, ma mi sono accorta che nel frattempo alcuni dei profumi che ho preso lì sono arrivati anche qui. Comunque, ora insomma, posso provarli anche perché è stato bello anche il fatto di poterne parlare con le persone locali che me li hanno appunto raccontati anche nel loro modo. È stato un bellissimo viaggio, ragazzi. Ci sono dei posti veramente stupendi. A parte che io sono una Sagittario al 100%, a me piace tantissimo viaggiare. Ogni qualvolta mi si dice prepara la valigia è pronta, parto e vado via. Ed è stata veramente una bella esperienza. E loro hanno lì davvero una cultura per i profumi che è qualcosa di allucinante in ogni centro commerciale, ma non solo nei centri commerciali, ma anche nella parte vecchia di Dubai, nel Souk di Deira. Cioè, tu cammini per la strada e vieni avvolto da tutti questi profumi. Cioè, per chi come noi li ama, è il posto assolutamente perfetto. Se vi capiterà, insomma, insomma, capirete molto meglio vivendo in loco quello che vi sto adesso raccontando un attimo così. Detto questo, oggi ho iniziato, anzi, inizierò perché effettivamente devo ancora farlo, una serie di video dedicati ai profumi arabi e parto con un profumo che ho già visto anche qui in Italia perché è arrivato poco, insomma, se ne parla ancora poco, però già se ne parla ed è il nuovo Lattafa Camra Kawa. Potevo evitare di comperarlo? Assolutamente no. Si presenta con il suo solito pack. Adesso vediamo di non fare danni. Eccolo qui, è bellissimo, una confezione molto ricca. Ora lo estraggo senza rompere tutto. Ecco qui, hanno dei tappi che non mi piacciono, è diverso dall'altro perché questa è chiusura, però non mi piace molto. Eccola qui la boccetta ed è appunto in gradient, parte dalla parte scura per arrivare a quella appunto più ambrata e chiara sopra. Bene, questa è la nuova versione di Camra. Ne vale la pena spendere i soldi? Ora ve lo dico subito. Questo ha come note cannella, cardamomo e zenzero in apertura. Nel cuore troviamo pralina, poi abbiamo frutta candita e fiori bianchi. Nella base per l'appunto abbiamo caffè, vaniglia, fava tonka, benzoino e muschio. Kawa letteralmente significa caffè, dunque è Lattafa Camra al caffè. Il caffè che servono appunto in Medio Oriente è un caffè prettamente diverso rispetto a quello che utilizziamo noi. Infatti, i locali mi dicevano che loro sono abituati proprio a bere un caffè prettamente speziato. Infatti, tostano lievemente quelli che sono i chicchi del caffè, però poi hanno l'abitudine di aggiungerci alcune spezie. Nella fattispecie si parla di cannella, si parla di cardamomo, si parla di zenzero, alcuni addirittura a volte utilizzano anche i chiodi di garofano, che per me è qualcosa di impensabile perché già non mi piacciono quando sono negli arrosti, non oso immaginare che cosa siano all'interno di una bevanda quale il caffè. Dunque, il loro caffè è decisamente diverso rispetto a quello che utilizziamo noi ed è, diciamo, il loro modo di rendere anche ospitalità a chi hanno come ospite. Poi viene accompagnato da quintalate di datteri, ragazzi, ci sono datteri di tutti i tipi. Adesso potrei alzarmi e farvi vedere quelli che ho comperato io, perché cioè davvero sei avvolta da questi datteri, sono ricoperti da cioccolato, da fragola, datteri con cioccolata e pistacchi dentro. Perciò ho comperato qualche cosa anche perché insomma sono sfiziosi, sono come sapete amo le cose dolci, le ho prese. Ma torniamo a questo profumo. Allora, parto proprio col dire che fin da principio si sente tantissimo il caffè, anzi andiamo a spruzzarlo così proprio di primo acchito io sento immediatamente quella che è la fragranza del caffè. So che c'è chi lo sente dopo, io lo sento proprio subito ed è un caffè miscelato proprio direttamente alle spezie, proprio come il caffè che bevono loro. Ci sento in primis caffè e cannella, dunque anche qui dovete amare la cannella perché il DNA è lo stesso del primo Camra, cioè si sente veramente tutto. Poi c'è una sorta di evoluzione della fragranza. Questa parte del caffè io la sento davvero molto poco perché ho fatto varie prove ovviamente nel frattempo, la sento sui 20-30 minuti, dopodiché questo caffè se ne va.
A differenza dell'altro Camra, qui mi manca quella che è la parte, diciamo, un po' densa, molto dolce, quasi stucchevole, che io amo, che viene data dai datteri che sono presenti nell'altro. Questo a tratti mi diventa molto più fresco, molto più frizzante, vivace, e suppongo che questa caratteristica mi venga data dal fatto che c'è moltissimo zenzero all'interno di questa fragranza, tanto che a tratti la sento quasi mentolata, non che ci sia menta al suo interno, però ci sento qualche cosa di veramente molto fresco, quasi quasi balsamico, mentolato. E non solo, perché in un determinato momento questa fragranza mi ricorda quelle che sono le caramelle, penso si chiamino moresco. Sono ricoperte da uno strato di cacao, ci sento anche una parte di cacao. Però anche questa cosa mi dura proprio poco, è un'evoluzione che ha la fragranza e la sento nei primi 20-30 minuti, perché dopodiché il profumo onestamente perde queste caratteristiche, le caratteristiche insomma del caffè, del cioccolato, questi sentori, questi profumi, questi odori se ne vanno direttamente nell'iperuranio, nell'iperspazio e non le sento più. E in asciugatura io riscopro proprio tutto quello che è il DNA di Camra stesso. Dunque, ne vale la pena acquistarlo? E anche qui mi blocco e vi dico un'altra cosa. C'è all'interno di questo Camra, viene elencata una parte floreale, è totalmente impercettibile. Io proprio la sento pari a zero, perché sento all'inizio caffè, cannella fortissimo, dopo appunto questa evoluzione. C'è questo proprio passaggio che mi fa sentire questo sentore proprio di cacao e dopodiché mi diventa Camra, mi diventa il Camra originale. Io, come sapete, ho già da un po', infatti ne ho già utilizzato tantissimo, anche lui, ovvero il Camra originale, che a differenza dell'altro contiene appunto note di, cioè ai datteri, alla frutta secca all'interno, poi le altre note sono praticamente simili. Questo però contiene anche la Kigala Wood, ha del wood all'interno, no wood, wood del legno. E questo è leggermente più busy, leggermente più alcolico, ma anche l'altro ha un certo sentore alcolico, soprattutto quando si asciuga. Io direi che in asciugatura questi due profumi sono similissimi. Ed è questo che mi fa pensare che forse non ne vale proprio la pena averli tutti e due, perché sì, da principio sono diversi, ma poi no. In comune, appunto, entrambi i profumi hanno questo sottofondo liquoroso, sono entrambi speziati. Dovete amare la cannella per averli entrambi, perché in entrambi si sente tantissimo. Sono entrambi profumi ottimi per questa stagione, ottimi per l'inverno, in quanto sono profumi che riscaldano, che coccolano, che avvolgono e sono veramente perfetti per il freddo, perché secondo me con il freddo danno il meglio di loro. E tutti e due ovviamente presentano lo stesso DNA. E la differenza sostanziale che ho fra queste due fragranze è proprio il fatto che, soprattutto in apertura, lui ha questa concentrazione e profumazione di caffè che in lui manca. Però vi posso assicurare che è veramente molto lieve, perché questo sentore di caffè si sopisce nel giro di mezz'ora. E questo, il Camra Kawa, dunque Camra Caffè, e a differenza del Camra Lattafa, è forse lievemente più fresco, perché la caratteristica appunto di freschezza che gli dà lo zenzero manca in questo. Questo è più legnoso, è più liquoroso, molto più dolce, decisamente più gourmand. Diciamo che quella che è la frutta secca che me lo caratterizza, gli dà questa proprio capacità di essere molto più appetibile, se vogliamo, rispetto a lui, anche se effettivamente anche lui mi rimane un gourmand. Però diciamo che se questo è un gourmand al 100%, qui siamo su un 80, che è comunque una buona percentuale, però sempre un pochino meno. Che altro dire? Io li trovo buonissimi entrambi, però come vi dicevo in precedenza, in asciugatura, secondo me, questi due profumi si somigliano tantissimo. Ora so che è una percezione personale, perché ho sentito persone dire che sono diversissimi, quando in realtà, secondo me, a mio naso non lo sono. Sono entrambi profumi meravigliosi e la differenza io la sento solo in fase iniziale. Dunque,
consiglio spassionato da persona che ci spende soldi, prendete quello che vi piace di più, ma se ne avete uno, secondo me non serve avere l'altro. Cioè, se volete sentire la sensazione di caffè, di freschezza, prendete il Kawa. Se volete quella di frutta secca più dolce, leggermente più gourmand, prendete il Camra Lattafa. Sono entrambi ottimi. La durata su di me è 6-8 ore, dunque diciamo che non possiamo di certo lamentarci. E io spero di esservi stata utile, di insomma avervi dato quella che è la mia impressione sicuramente sincera e onesta e di salvare un po' di soldi vostri, ecco. Vi invito ad iscrivervi al canale, soprattutto quelli che continuano costantemente a guardare i miei video e non vi iscrivete e non si iscrivono. Cioè, ragazzi, è gratis, non costa nulla. Se vi piacciono i miei video, perché non volete aiutarmi? Beh, detto questo, vi mando un bacione grande e ci vediamo alla prossima, sempre parlando di video arabi. Ciao!